Action! Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro Piergonella. Allora, oggi questo saluto in stile Morris perché introduciamo un nuovo format video e mi è venuta l'idea guardando alcuni suoi vecchi video quando li faceva da Gran Canaria, parlava di immobiliare e li faceva andando in macchina. Allora gli ho copiato un po' l'idea, che così viene creditata a lui, il Greg Cuppini. Comunque vabbè, tutto a posto, non parliamo di immobiliare, non parliamo di scuola guida, non facciamo scuola guida. Questo nuovo format si chiama Il Mugugno del Musicista. Poi, se vi garba, il mugugno numero uno di oggi, andremo avanti. E dietro a tutti quanti. Tanto video con gli esercizi ne avete già un sacco e insomma li sarete sicuramente, li state facendo. Allora partiamo. Allora ragazzi, mugugno numero uno: fare il musicista nel 2022, quindi uscire diciamo dall'anonimato o quantomeno riuscire a ritagliarsi una professione, partito uno Sputnik, ritagliarsi una professione nel contesto musicale, un po' come faccio io. Dunque, questa domanda viene fatta molto spesso. A musicisti conosciuti, a grandi youtuber, soprattutto in questo periodo in cui ci sono stati molti lockdown e quindi una marea di interviste a chitarristi molto conosciuti viene fatta nel mio piccolo a me, ma quello che mi lascia spesso perplesso è la risposta che di solito viene data a questa domanda, cioè la dico un po' in genovese, beh lì è un casino, cioè una volta era più facile, adesso cioè siamo in troppi, beh lì, poi in Italia, beh lì è un casino, all'estero è tutta un'altra cosa. Quindi le risposte che vengono date sono due essenzialmente, a parte il Belin, che sarebbe la terza. In Italia è più difficile, oggi è più difficile di una volta. Perché tu come passi il confine, proprio già alla dogana sono già tutti lì col contratto discografico, vieni questo qua è per te, qua ci sono i soldi, così come torni indietro di 20 anni, scusate vorrei fare il musicista, dei consigli, vieni qua, guarda qua c'è lo studio, c'è Bob Rock, poi lì c'è lo stadio, andiamo a fare il tour. Ragazzi, non funziona così. Voglio dire, in questa domanda, quando noi facciamo questa domanda, secondo me, poi se ci muoviamo sarebbe anche tutta un'altra vita. Perché non ci muoviamo? Quando facciamo questa domanda buttiamo fuori un pochettino la nostra pigrizia, perché nel consigli su cosa fare per diventare musicista, in realtà noi stiamo cercando la strada più breve, cioè qual è la strada più breve? Cosa devo fare esattamente in modo da non fare altre cose che non sono direttamente mirate all'avere successo, a guadagnare un sacco di soldi nell'ambiente musicale, cioè vogliamo la scorciatoia, il trucchetto, e nel 2022 crediamo ancora di trovarlo, forse perché c'è qualcuno che poi per venderci anche i propri prodotti, insomma, ce lo fa un po' annusare. Inoltre, ci fa comodo anche la risposta che viene data, cioè questo dire non si può in Italia, è troppo difficile, una volta era più facile, è una risposta che fa comoda al nostro cervello, perché così si siede e dice tanto io non faccio il musicista perché è il sistema che non mi consente, io sarei un fenomeno incredibile, sono un fenomeno incredibile, però non posso fare il musicista perché il sistema non me lo consente. Non è che sono Grammo, o non dico Grammo, ma magari non è che sono come tutti gli altri, suono come tutti gli altri e il successo, l'ottenere qualche cosa premia chi in qualche modo si distingue forse, e io magari, io nel senso sarei io, sarei tu che guardi, siamo noi, a volte non abbiamo il coraggio di fare questa riflessione, ma forse
se lui è riuscito a fare questo, io non ci sono riuscito perché è stato bravo, non è che devo subito accanirmi contro e giustificare la mia incapacità dicendo che in realtà è lui che è stato solo fortunato, no? Allora, facciamo una breve riflessione per spiegarmi meglio. C'hai presente il film Ritorno al Futuro? Ce l'hai presente, dai, ce l'abbiamo presente tutti. Vabbè, per i più giovanissimi ve lo andate a cercare, è divertente anche adesso da riguardare. Comunque è il film più conosciuto sul viaggio nel tempo, no? Allora, tu immagina, prendiamo la DeLorean, come si dice, la macchina, partiamo, ton, fulmine, e ti ritrovi sciacquonato nel... dillo tu, che dici oggi, beh, lì in Italia, beh, lì una volta, allora ti ritrovi nel luogo in cui secondo te, beh, lì in Italia le cose funzionavano, non so, Los Angeles, San Francisco, America, Inghilterra, dove vuoi, Giappone, e ti ritrovi nell'epoca in cui secondo te, beh, lì una volta era il momento giusto, non so, anni 80, 90, fai tu, visto che sei tu che dai questa risposta. Ti ci ritrovi con le competenze musicali che hai adesso, quindi le competenze tecniche e le competenze artistiche, quindi in senso di scrivere dei brani, di avere le idee giuste. Non so, Los Angeles anni 80, che cosa ti sarebbe successo? Saresti diventato un musicista? Perché lì non c'erano le scuse che abbiamo adesso. Saresti entrato nei Motley Crue, negli Iron Maiden. Io, vabbè, ragazzi, cito un attimo le poche cose che ascolto, poi non ho tanta cultura musicale, però cerchiamo di capire l'esempio, cioè concentrati. Allora, non so, a me piace Malmsteen. Ora, ti piaccia o non ti piaccia, questo è un altro discorso, cerchiamo di capirci. Allora, io ascolto il primo album di Malmsteen, che è uscito nell'83-84, vabbè, correggetemi poi se mi sono sbagliato, comunque in quegli anni lì, lo ascolto adesso nel 2022 e dico, cacchio, questa è una roba avanti anni luce, cioè ancora adesso mi chiedo come ha fatto a partorire un disco del genere, non solo come suona lui, ma i pezzi che ha scritto. Allora, tu che dici Belin, tu ce li hai dei brani così? Cioè, ti catapultiamo adesso negli anni 80, ce li avevi dei brani così? Suonavi in questa maniera? Suonavi in una maniera che non fa nessun altro? Sì, comunque non c'è la corsia di sorpasso qua. Suonavi in una maniera unica, inimitabile? Perché immagino già adesso il tuo cervello sta cercando le giustificazioni, perché quando si viene un po', si subiscono questi piccoli affronti che in realtà poi servono per migliorare se stessi, no? Il tuo cervello sta cercando la scusante, beh, ma all'epoca era tutto diverso, c'erano gli arrangiatori, c'erano i produttori seri, sì, d'accordo, ma il produttore andava a cercare qualcuno, no? Il talent scout avrebbe scoperto te, che cosa gli avresti fatto sentire? Non so, sono usciti i primi album di Joe Satriani, Surfing with the Alien, cioè nessuno aveva mai concepito una roba di quel genere. Cos'è, 86-87, gli album più conosciuti di Steve Vai, ma poi io parlo adesso per i celoduristi della chitarra, ma tutte le band in contesto rock, pop, sono usciti dei dischi incredibili che noi oggi ascoltiamo anche più di 30 anni dopo, e siccome tecnicamente siamo più o meno in grado di suonarli, allora crediamo di essere allo stesso livello, ci sentiamo allo stesso livello, no? Allora, la mia conclusione è questa, la morale di oggi, di questo mugugno, è: per fare il musicista nel 2022, ti do la mia versione, la mia risposta, rispetto agli anni 80 è cambiato tutto e non è cambiato niente. È cambiato il modo di fruire la musica, di produrla, sono cambiate tante cose, ma rimane fermo il fatto che tu nella musica ottieni qualcosa se ti distingui, se sei un'eccezione, se sei eccezionale, se suoni, scrivi musica, canti,
in una maniera che è tua, se hai uno stile molto forte, punto. Non è il discorso, non riesci perché la casa discografica non ha fatto la pubblicità, perché il sistema non si vende più niente. No, non devi darti queste scuse, non devi guardare gli altri con malizia. Se qualcuno, anche adesso, ha successo, ha grande successo, invece di concentrarti subito su smontarlo subito, perché il tuo cervello deve dimostrare che chi ha ottenuto qualcosa in realtà non se lo meritava, non è vero. Concentrati su te stesso e pensa: come ha fatto? Imitiamo lui, impariamo e miglioriamo noi stessi. Cerca lo stile, la tua unicità. Se non ce l'hai questo stile, dagli retta, Pierre, studia. Io non è che nel mio piccolo ti piace o meno quelle tre cose che ho fatto nella mia attività musicale, non è che ho questo stile, come dire, non so, faccio un esempio, Mark Knopfler che tocca la chitarra e lo riconosci, però a forza di studiare, di perfezionarmi, un minimo di stile viene fuori, perché lo studio ti dà la sicurezza, ti dà la competenza di buttarti a capofitto in questo ambiente. Ok, questo è il mugugno di oggi, sono arrivato, per cui finisce la predica e ci si becca al prossimo. Lascia pure un commento, un saluto, suona non il clacson ma il campanello, quello dell'iscrizione, e ci si becca. Ciao!